comodi, rilassati. Cercate durante il giorno le posizioni comode del corpo. Quando siete al computer, quando siete al volante, quando camminate per la strada, quando siete fermi in piedi a parlare con gli altri, trovatela una posizione comoda. Vedrete che quando il corpo entra in una posizione comoda, avviene un rilassamento naturale. E questo rilassamento naturale vi permette di osservare le posizioni. Certe volte durante la giornata noi prendiamo delle posizioni e cerchiamo di mantenerle. E questi creano tensione, alimentano la scomodità, il malessere. Prendete l'abitudine di entrare nel corpo come un guanto, come la mano entra nel guanto. La tensione entra nel corpo e lo mettete comodo. Lo rilassate. È una sana abitudine che insieme a quella di aprire l'attenzione all'ascolto di uno spazio più vasto, vi porta spontaneamente all'ascolto del silenzio. Il silenzio è presente in ogni istante, anche in un luogo molto rumoroso, perché il suono si manifesta sempre dal silenzio. Allora, in questo ascolto, in questo ascolto con tutte le percezioni dello spazio, appoggiatevi sul silenzio. Lasciate che l'attenzione si adagi sul silenzio. A volte io camminando per casa, ogni tanto mi fermo e ascolto il silenzio. E c'è in questo ascolto del silenzio un ritrovare una dimensione casa, una dimensione che conosci profondamente. A volte lo faccio anche camminando fuori. Mi fermo e mi lascio ascoltare il silenzio. E si crea in realtà
vi fermate, ascoltate il silenzio, ma è come se il silenzio venisse. Lo ascoltate ed è come se il silenzio non ha aspettato altro che questo momento per venire verso di voi, per incontrarvi. E quando abbiamo vissuto questo, c'è un filo. Che ci riporta spontaneamente al silenzio. Ed è allora che il silenzio cammina con noi. Anche quando facciamo, parliamo, agiamo. Il silenzio è la dimensione che ci accompagna. Sentitelo, il silenzio ha uno spazio incredibile. E allora da questo silenzio diventa più facile l'ascolto della vita. Diventa più facile percepire gli insegnamenti che la vita ci sta dando. Tutto ciò che è necessario che noi attraversiamo per poter passare in uno stato di consapevolezza, la vita ce lo offre, ce lo porge. Ogni più piccolo avvenimento della nostra giornata è un'offerta, è un dono che la vita ci fa per indicarci il cammino. Tutto, tutto. Ogni più piccolo avvenimento è un cartello, è un'indicazione che la vita ci dà, è un insegnamento che la vita ci sta dando. Le persone che incontriamo, quello che ci dicono, quello che ci fanno, gli avvenimenti, come si svolge la nostra giornata, quando tutte cose fluiscono o quando niente fluisce o quando all'improvviso tutti siamo bloccati da qualcosa che è accaduto. Tutto ha un senso. La vita è animata dall'intelligenza. La vita è intelligenza. Niente è casuale, tutto è assolutamente perfetto. E tutto è per noi. Tutto. Possiamo ricevere questo dono, possiamo ricevere questo insegnamento solamente
quando smettiamo di dare responsabilità fuori di noi. Fino a che diamo responsabilità fuori di noi, l'insegnamento della vita va disperso, non viene ascoltato. E il risultato è che la vita continuerà a battere su quel punto e continuerà a ripetercelo, a farci incontrare le stesse situazioni sempre più intensamente. Non diamo la responsabilità fuori, ma prendiamo responsabilità per tutto ciò che ci accade. Tutto, interno o esterno che sia. Ciò non toglie la responsabilità degli altri, ma sono fatti loro. L'ascolto di ciò che è, con cura, la responsabilità di ciò che viviamo, come possiamo, e ricevere questo aiuto, ricevere questo appoggio. Non si può fare dalla mente, non si può ricevere l'insegnamento della vita dalla mente. La mente giudica, responsabilizza gli altri e i pensieri che ha creano emozioni, emozioni di paura, emozioni di colpa, emozioni di rabbia, di impotenza. La mente, il mondo dei pensieri, fa un dramma degli avvenimenti della vita. E se facciamo un dramma degli avvenimenti della vita, l'insegnamento non arriva. Allora, l'insegnamento può arrivare solamente quando la nostra attenzione è libera dalla forma. Allora ascolta la forma che la vita le porge e la lascia essere, si lascia toccare, la lascia entrare dentro, se la lascia vivere. Senza drammi. Può darsi che sia una cosa semplice che la vita ti porge, può darsi che sia una cosa intensa, può darsi che sia una cosa molto difficile. Quello è il passaggio, quello è il sì. Questo sì può avvenire solo da un'attenzione libera dalla forma, che quindi, proprio perché è libera dalla forma, la può rispettare. Quella forma che la vita ci sta porgendo, che è così dura, così difficile, vissuta per quello che è, nella verità di ciò che è, nella libertà di ciò che è, ci porta a fare un passo. Fuori dai luoghi comuni del passato. Soprattutto quando la vita vi porge qualcosa che è sempre la stessa, che è ripetitiva, che avete già incontrato, che avete già vissuto, quello lì è un segno del passato che si sta manifestando nel presente.
È importante sapere la storia, è importante sapere da dove viene, che cos'è che mi vuole insegnare? No, non importa affatto. Questo è un altro piano. Sapere, conoscere, capire, causa, effetto, correlazioni, quello lì è il piano mentale. Ci si può arrivare in un altro modo, che è diretto. Lasciati toccare dalla vita. Lascia che quell'avvenimento ti tocchi. Stacci. Non può essere fatto dalla mente, può essere fatto da un'attenzione libera che è di per sé resa. Quindi permesso che le cose siano come sono. Che non è repressione. La repressione è mettere le cose sotto, spingerle in fondo, spingerle giù. E la repressione mangia un mare di energia vitale. Molte persone non si rendono conto che la loro vitalità è spenta e quindi è che è molto difficile essere presenti perché buona parte della loro energia se ne va per reprimere. Per spingere in fondo ciò che cerca di venire su perché cerca di andarsene. Quando finalmente lasciamo venire su e lasciamo essere le cose come sono, allora all'improvviso comincia a manifestarsi una grandissima quantità di energia vitale. Da quella che abbiamo usato per reprimere ci ritorna. In più, tutta l'energia contenuta in ciò che abbiamo cercato di mettere sotto, di non sentire, un'onda di energia meravigliosa. Vita. Allora, la vita continua ad insegnarci, continua ad appoggiarci attraverso questo insegnamento delle forme che ci porta, delle difficoltà che ci porta, delle facilità che ci porta, continua ad insegnarci la strada, continua a indicarcela. Allora, lasciate perdere tutte quelle pratiche più o meno New Age in cui cerchiamo di ottenere quello che vogliamo dalla vita. Mi ricordo tempo fa, ero in macchina con delle persone, cercavamo un posteggio e il loro obiettivo era quello di manifestare un posteggio. E tutta la loro energia vitale se ne andava lì in quel momento. Può essere un'esperienza fantastica quella di non trovare un posteggio. Allora, non entrate in queste pratiche New Age in cui manifestare ciò che vogliamo diventa l'obiettivo. Lì l'insegnamento della vita viene proprio assolutamente soppresso. E lì siamo da soli, con il nostro successo di aver trovato il posteggio come volevamo. E questo è il senso della vita? Per l'ego, sì. Per il senso di identità, sì. Il senso di identità si consolida. Quando sembra che siamo noi a guidare la nostra vita. Ma il punto non è questo. Ciò che siamo è già. Non disperdete nessuna briciola di insegnamento che la vita vi dà. Non disperdetelo, ascoltatelo come potete. Non dalla mente, perché l'avete già fatto dalla mente,
e sapete che non funziona, c'è una parte della mente che è importante per il funzionamento sul piano materiale. Ma questo può accadere quando la mente si è pacificata ed è al servizio della consapevolezza. Quando la mente è al servizio della consapevolezza, quindi non è la mente che guida la vita, ma la consapevolezza che è una con la vita, che si lascia guidare dalla vita. La mente allora segue ed è uno strumento di grandissimo aiuto. Qualunque piccolo, poco importante avvenimento che la vita ci porge, che spesso solleva emozioni dentro di noi, lì sentilo il respiro della vita che è con te. Perché la vita è evoluzione. Guardate, anche l'universo si espande costantemente. Tutto evoluziona. Guardate la natura, gli animali evoluzionano costantemente. C'è un movimento evolutivo costante. Anche in noi c'è questo movimento, siamo parte di tutto questo movimento. La vita si muove verso l'evoluzione. Tutto quello che ci porta è per l'evoluzione del nostro stato di coscienza. Questo.